Amo immaginare le nostre spille sculture come un oggetto prezioso che dopo essere stato in giro per il mondo viene poi riposto in un cassetto per essere tramandato alle persone più care. La spilla è un elemento che mi ha sempre affascinato. Mi sono andata a cercare alcuni libri sulla fotografia piuttosto che sulla moda, perché volevo appunto andare a vedere quale fosse l'aspetto sociale delle spille. La cosa che ho trovato molto interessante è vedere delle donne in posa. Vedevo che loro mettevano in primo piano appunto una spilla per sottolineare la loro eleganza. Abbiamo voluto realizzare questo accessorio perché è un accessorio molto versatile. Lo puoi mettere su un cappotto piuttosto che su un abito, lo puoi mettere su un foulard come faceva mia mamma negli anni 60. Portare sempre con sé un'opera d'arte perché questa scultura così concepita e progettata è una scultura a tutti gli effetti. Quando progettiamo le nostre spille pensiamo a tutte le donne del mondo e per renderle più preziose, perché loro sono preziose, siamo sempre alla ricerca di materiali ciccanti, materiali che mettono in risalto tutte le cose belle che ci appartengono. Ho sempre con me l'immagine di mia nonna davanti allo specchio prima di uscire. Aveva sempre con sé una spilla, un filo di rossetto e via, pronti per una nuova giornata.